Salve a tutti, Marco Casari qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today, rubrica quotidiana in diretta che si occupa di commentare e condividere le principali notizie economiche e eh, guardare e controllare come queste notizie impattano sui mercati finanziari. Trentesima settimana dell'anno, settimana piuttosto importante, lo dicevo oggi in diretta sul canale Telegram che ci ascolta in diretta proprio eh, in questo momento, perché è una settimana ragazzi in cui verranno rilasciati i dati macroeconomici eh, per gli Stati Uniti, ma non solo, anche per gran parte dell'Europa, Germania, Francia, Spagna, Italia ovviamente, quindi giornata importantissima per, per vedere che cosa, se il dato dal punto di vista macro del prodotto interno lordo, la crescita economica comincerà a mostrare i primi segni di un rallentamento, il rallentamento che è già, che già, sta, um, eh, che già è stato scontato, sta venendo scontato sul mercato obbligazionario americano perché abbiamo visto un obbligazionario scendere, o meglio le, i rendimenti sull'obbligazionario scendere, abbiamo visto invece a Acquisti sulla parte a lunga maturità delle obbligazioni, soprattutto nel comparto americano, nel, eh, nel, nei, nei paesi americani dove gli investitori hanno cominciato o ricominciato a comprare in maniera massiccia eh, investimenti a 10, 20 e 30 anni. Questo ha fatto scendere i tassi di interesse e solitamente questo avviene quando, quando ah, non c'è più preoccupazione di un'inflazione che potrebbe invece deteriorare gli acquisti obbligazionari perché le obbligazioni sono ragazzi soldi nel futuro a tutti gli effetti. deep E, 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 as, ma soprattutto una, um, scontare una um, visione da parte degli investitori di una crescita economica non, um, non più uh, ottimistica come è stato fino, fino adesso. Quello che, di cui si stanno accorgendo i mercati ragazzi è che le previsioni che erano state fatte sul prodotto interno lordo, sul gross domestic product, erano eccessivamente ottimistiche soprattutto per questa seconda parte de, dell'anno. Quindi settimana importante perché non, non solo per questi dati ma parlerà anche la Fed. La Federal Reserve, anche se molti analisti dicono che non sarà un appuntamento, um, eh, diciamo, in cui si, si faranno grandi, eh, diciamo, chiacchierate, grandi rivelazioni, quindi è più un appuntamento tecnico che altro, ma staremo a vedere perché il bello del mondo finanziario e macroeconomico, ragazzi, è che ci regala sempre tante, tante sorprese. Ma oggi voglio parlarvi di un aspetto um, interessante e cioè. Uh, un aspetto interessante che um, uh, 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 stavo guardando, scusate, stavo guardando un secondo le, uh, qui in chat: hai abbassato la qualità del video? No, assolutamente no, la qualità del video è sempre in, in Full HD, quindi sto controllando semplicemente adesso. No, ti, ti confermo che è in Full HD, forse basta fare un refresh uh, per, uh, per quanto riguarda uh, la, la tua connessione. Di che cosa voglio par parlarvi? Perché ho ricevuto parecchie domande eh, dopo la, eh, la, le dirette della settimana scorsa, eh, dopo anche la eh, newsletter che è stata mandata, non so se avete ricevuto, se siete iscritti l'avete sicuramente ricevuta, ve la faccio vedere, la newsletter macroeconomica mandata questo eh, weekend eh, è stata scaduta, ok? Questa comunque era la macro update per la week 29 che è la settimana che è appena scaduta e le, le mail che ho ricevuto mi hanno mh, cominciato a chiedere, Marco ma parli sempre di questo tuo approccio incrementale al mondo del trading, al mondo degli investimenti, è un approccio incrementale che io attuo sia per il breve termine che per il lungo termine e che cosa significa, cosa vuol dire investire o far trading in maniera incrementale? Oggi voglio parlare di cinque tecniche, ok? E poi della mia tecnica, perché la mia tecnica ha cercato, me la sono costruita negli anni ehm, Cerca di andare a prendere il meglio da ognuno di queste cinque tecniche, in modo tale che avrete chiaro una volta per tutti che cosa vuol dire eh, investire e far trading in maniera incrementale. Allora vi dico qual è la, la, il metodo, l'approccio, la tecnica eh, che più conosciuta quando si parla di approccio incrementale è la DCA, Dollar Cost Averaging, e cioè è quel. Quell'approccio, quella tecnica che ehm, se eh, settato un, eh, nume, un, una quantità di, di capitale che volete investire lo fate in maniera temporale, la spalmate eh, nel tempo, quindi non so, ogni settimana, ogni lunedì del mese investite una X percentuale comprando sui mercati, oppure ogni mese, oppure ogni trimestre, oppure ogni sei mesi, dipende anche dalla disponibilità economica. Bene, questo approccio che è eh, largamente, diciamo così, lodato eh, da molti eh, è anche il meno efficiente. Non lo dico io ragazzi, lo dicono, come vi dico sempre, lo dicono i, eh, lo dicono i dati. E eh, guardate qua, mh, proprio perché non voglio entrare in questa discussione oggi, cioè Marco, ma perché l'approccio eh, di, di investire una quantità ogni settimana, ogni mese... Non è efficiente rispetto, per esempio, all'investire tutto in una, in una volta o ad avere altri approcci. Ragazzi, perché? E vi faccio vedere questo studio che viene spessissimo citato del 2012, luglio 2012, da parte di Vanguard, che insomma non è proprio l'ultimo um, ente. Se ve lo andate a leggere e magari il ragazzi il. Um, eh, come si chiama? Scusatemi, il um, link, ve lo do sul canale Telegram subito dopo questa registrazione. Quindi potete andare a, a trovarlo sul mio canale Telegram, sta passando qui il link se non siete ancora iscritti. Alla fine dei, um, della fiera, ragazzi, vedrete eh, se leggete il PDF che guardando questo uh, quest approccio e eh, fanno una. Per, eh, fanno diciamo una simulazione investendo negli Stati Uniti, mercato degli Stati Uniti, mercato inglese, United Kingdom e l'Australia. Dal 1906 al 2011 eh, per gli Stati Uniti, dal 1976 al 2011 per eh, la Gran Bretagna e eh, per l'Australia, dal 1984 al 2011. E vedrete che l'approccio Lump Sum, che in inglese vuol dire tutto in una volta, eh, eh, tende a performare meglio dell'approccio DCA: dollar cost averaging. Ok? perché se ci pensate bene dal punto di vista um, uh, dal punto di vista del della tecnica il fatto di investire un po' alla volta ha due grandi vantaggi, se ci pensate bene, perché ci ha dei, dei vantaggi. Che, che non sia efficiente non vuol dire che, ha, che non abbia dei vantaggi. Il vantaggio numero uno è che per chi non ha già un capitale pronto eh, da, mh, per essere subito investito, eh, ma um, eh, lo, lo vuole mettere un po' alla volta perché magari non è riuscito perché siete giovani, non siete riusciti a mettere da parte dei soldi, eh, oppure preferite lasciare lì i vostri soldi e preferite eh, investire. Una parte del, eh, delle entrate mensili che vi eh, arrivano, e quindi voi, voi dite: il 10% di quello che mi arriva lo metto e lo vado ad investire su diversi sottostanti. Quindi il, il primo vantaggio è questo: di non avere un capitale da investire. Il secondo vantaggio è quello di eh, calmierare la volatilità. Investendo un po' alla volta, vi capiterà di investire in momenti in cui c'è alta volatilità e quindi i mercati stanno scendendo o di investire in momenti in cui la volatilità è bassa e i mercati stanno salendo. In questo modo, facendo così e facendolo ripetutamente, tenderete a. Ehm, ad avere una media del prezzo eh, che, che sarà appunto mediata dai vostri ingressi che farete durante il tempo. La verità è che, purtroppo, la, dal punto di vista delle performance, eh, non saranno efficientate. Infatti, vi faccio vedere un altro grafico che è molto interessante. Guardate questo grafico, ragazzi, che mostra come le performance del dollar cost averaging eh, variano eh, all'aumentare dei mesi di, in cui si investe. Rispetto ad un approccio lump sum tutto in una volta, vedete che mano a mano che il tempo sale, guardate qua 16, 18, 20 mesi, 22, 24, vedete che questa, queste linee si spostano verso il basso. Vuol dire che l'approccio DCA, ehm, cioè di, di ingressi un po' alla volta, sta sottoperformando l'approccio lump sum. Ok? Quindi eh, ripeto, non voglio oggi, ne ho già parlato in un, in un webinar in, in maniera molto, molto esaustiva, esaustiva, quindi non voglio oggi entrare in, um, in questa discussione di nuovo, ma era giusto farvi vedere. Dato che vi ho parlato del primo, della prima tecnica di investimento, di far trading in maniera incrementale del DCA, volevo anche parlarvi del fatto che risulta essere statisticamente, matematicamente parlando, non efficiente. Detto questo, ci sono moltissimi che, che lo fanno, magari per i vantaggi che vi ho detto prima. Una seconda tecnica, ragazzi, è quella eh, basata sul prezzo ed è anche la tecnica che viene utilizzata dai value investors, dove sicuramente eh, Warren Buffett è uno tra i più eh, famosi. Um, eh, che cosa vuol dire eh, investire in maniera incrementale basandosi sul prezzo? Vuol dire che a seconda di alcune condizioni fondamentali si va a determinare il fair value di un'azienda. Ci sono varie tecniche per determinare il fair value. Come dico come insegno anche i miei studenti del corso azionario, non usate una sola tecnica, ma mettetene sul tavolo più di una, perché ce ne sono tanti di modelli matematici e createvi un quello che io definisco un range di acquisto eh, che ehm, ehm, diciamo un minimo e un massimo per l'azienda o il settore che volete tenere in considerazione. Quindi quando quell'azienda arriva a quel valore, voi sapete che quel valore è al di sotto del fair value, quindi del valore eh, eh, che avete eh, determinato essere giusto per quel business e allora acquistate. E acquistate ogni volta che raggiunge quel valore o addirittura ci va sotto, no? E questo è un altro appro approccio, molto anche questo famoso perché determin determina, determina appunto il eh, cosiddetto approccio value. Poi abbiamo un altro approccio che a me piace, piace eh, sinceramente, che è quello dei, del dividend yield o dell'earnings yield, cioè che si basa su quale vantaggio produci dal punto di vista economico investendo in aziende che staccano dei dividendi. Quindi, non basandosi solo sul loro fair value, cioè sul loro valore di mercato, ma basandosi anche sul, eh, su quello che è il dividendo che ti viene riconosciuto ok? Quindi immaginate che ci sono aziende che staccano dei dividendi anche dell'8, del 9, del 10%, pensate alle, alle midstream nel settore petrolifero, ne abbiamo parlato di midstream, upstream e downstream, vi ricordate? Le midstream che ehm, eh, eh, diciamo eh, una eh, categoria delle midstream che ridistribuiscono il 90% delle loro revenue ai, ehm, agli shareholders staccano dividendi anche del 10%, 10-11%, quindi l'investire in, quel, in quelle aziende genera immediatamente una um, rendita passiva che è determinata dagli yield che vi vengono uh, riconosciuti. Quindi non è solo il prezzo, ma dovete considerare anche il prezzo aggiustato ai dividendi che vi vengono pagati, o se quell'azienda non paga i dividendi, potreste utilizzare come metrica earning yield, cioè i rendimenti sugli um, eh, earning di quell'azienda. Quarto approccio per un investimento incrementale, l'approccio cosiddetto growth. Quindi abbiamo visto prima il value che si basa sulla definizione di un fair value e adesso vediamo l'approccio growth. Cosa vuol dire approccio growth e incrementale? Vuol dire che ehm, in base alla eh, proiezione al potenziale di crescita di un'azienda, tu que su quell'azienda investi e ci investi ehm, n volte nella sua vita diciamo eh, ogni volta che il, pre, che il, il, il eh, diciamo così il potenziale di crescita è ancora distante al prezzo attuale scontato dal mercato di quell'azienda quindi immaginate che un'azienda trovate un'azienda studiando i fondamentali che ha una crescita potenziale del eh, di eh, 5x di 10x quindi può, può crescere 5 volte, 10 volte e ragazzi ci sono state nella storia aziende che hanno fatto questa crescita e una crescita anche maggiore Um, basandovi su quello, voi decidete di entrare eh, eh, tanto più siamo distanti o rimaniamo distanti dalla Potenziale crescita. Ovviamente richiede saper eh, capire molto bene il business model e ehm, eh, l'analisi fondamentale di, di un'azienda per definirle per definirne le potenzialità eh, di crescita. Quindi questo era il quarto approccio incrementale. Il quinto approccio incrementale di, si de viene definito di momentum, cioè è quell'approccio che. Ehm, Va a individuare determinati settori eh, in un determinato momento storico che stanno crescendo o stanno anche invece decrescendo perché l'approccio momentum può anche voler dire andare short su un'azienda, e mano a mano che continuano a crescere e a mantenere il loro trend, si continua ad investirci sopra. Okay, perché il concetto qual è? È che se queste aziende sono dei definiamoli in maniera in gergo poco tecnico, dei cavalli vincenti, probabilmente continueranno ad essere dei ca cavalli vincenti nel tempo, a meno che non cambiano i presupposti fondamentali di queste aziende. E quindi questo è, è un'altra um, un tipologia di approccio investimento di, o di trading incrementale. Tutto questo, ragazzi, perché ve lo sto dicendo? Perché in questo momento, e ve lo ripeto ormai da un paio di settimane, eh, sto. Um, eh, sto diciamo continuando a um, eh, sto continuando a um, dirvi che siamo di fronte ad un bivio. Ok, eh, che attualmente dal punto di vista macro, ovviamente abbiamo una visione che non è più chiara, come è, com è stata chiara in questi ultimi 12 mesi. Mesi in cui siamo entrati abbiamo navigato in territorio deflazionistico, e in questo momento in cui non sa, il, il, il mercato, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista economico, non sa ancora bene dove andare e non lo sa ancora perché dobbiamo aspettare e avere delle conferme dai dati che usciranno per capire se entreremo in un settore deflazionistico. In un regime deflazionistico o se entreremo in un, in un regime um, di stagflazione come è successo alla Cina o entreremo in un regime o rimarremo in un regime di eh, lunga coda, così lo definisco di lunga coda sul reflazionistico, quindi rimarremo in questo, um, eh, in questo momento. Del resto, ragazzi, stimoli, eh, politica monetaria e politica fi ehm, fiscale stanno ancora pompando tantissimo e ehm, in base a dove ci. Ehm, Ce ne andremo a finire sul regime dov dovrò cambiare la mia esposizione. In questo momento in cui i dati non sono eh, così chiari, bene allora quello che preferisco fare, come vi ho detto, è investire con un approccio incrementale e cioè aspettare, eh, non aspettare, non stare fermi. Non voglio star fermi, perché se, se abbiamo una gestione attiva del nostro portafoglio e io nel mio portafoglio di breve termine, la mia gestione nella mia attività di trading è assolutamente proattiva. Quindi eh, in questo momento, quello che faccio è rimango nella parte bassa del mio risk management, quindi rispetto al mio modello di money management, la mia esposizione rimarrà nella parte bassa in modo tale che possono succedere due cose: o che le esposizioni che prendo in questo momento, i trade che apro, ehm, non saranno confermati nelle prossime settimane, e nei prossimi mesi, e quindi le mie posizioni andranno in sofferenza e io le chiudo, ma le chiuderò con una perdita molto piccola perché sono rimasto nella parte bassa del mio. Profilo di rischio, immaginate che il mio profilo di rischio massimo per il settore delle eh, commodities è del eh, 10%. Faccio un esempio. E, e questo non vuol dire che, se la mia rispetto al mio capitale e la mia asset allocation per le materie prime è del 10%, in questo momento cosa faccio? Entro il al massimo sulle sulle con il mio profilo di rischio massimo, cioè con il 10% sui miei trade nelle materie prime. No, rimarrò nella parte bassa, nel, all'inizio della curva del rischio. Cioè, rimarrò intorno all'1-2%, al 2%, lasciandomi libero lo spazio di aggiungere e incrementare mano a mano, che la visibilità sarà più ehm, ci vedremo meglio. Sarà più chiaro dove staremo andando. no? Ve l'ho detto prima, vi ho usato spesso le metafore dell'aereo. La, la visione macro deve crearsi una visione. A 30.000 piedi, ok? Molto dall'alto, dall però se a 30.000 piedi, ragazzi, la visibilità non è buona. Cosa deve fare l'aereo? Deve scendere, deve scendere perché magari deve atterrare per atterrare e quindi atterrare vuol dire scegliere i sottostanti su cui investire. Devo avere una visibilità sempre maggiore e Devo scendere sempre di più finché non riesco a vedere il terreno. Visto che adesso il terreno, ovvero i dati macroeconomici, non sono ancora così chiari, e rimango nella parte bassa. Quindi, diciamo che. Il mio approccio: se volete sapere il mio approccio al, al, all'investimento incrementale o a fare trading in maniera incrementale è un approccio che tiene in considerazione ragazzi vari fattori. Quindi, non è il DCA, non è l'investimento eh, ehm, eh, di mese in mese, eh, dollar cost averaging. Eh, non è basato sul prezzo, non è basato sui dividendi, non è basato sul momentum. Ma è tutte queste cose insieme, eh, aggiustate, però, a dei fattori che per me sono importanti che riguardano la visione macro. Quindi, prima di tutto, dei definire in quale regime andremo a cadere, ci andremo a um, eh, diciamo così, eh, incanalare, perché per me quello è, 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 la mia, eh, è, è la mia bussola per capire dove, su quali sottostanti andrà, andare ad investire. La seconda, il secondo parametro importante riguarda volatilità e volumi. La volatilità e i volumi sono eh, sicuramente un aspetto eh, importante e quindi io mi mantengo sulla parte bassa adesso, dove la visibilità è ancora, non è ancora chiara, e piano piano la alzo. Così ho fatto anche per il, negli ultimi 12 mesi per la reflazione. Se andate a vedervi i video di luglio, agosto, settembre, quando ho cominciato a, ad avere le conferme del regime reflazionistico all'interno del quale stavamo, ho cominciato con le mie esposizioni piano piano. A aprile, maggio ero praticamente nella parte alta della curva del rischio quindi avevo accumulato dur durante tutto quanto l'anno ed ero arrivato alla parte alta che ho cominciato a maggio visto che i dati cominciavano a cambiare la visione cominciava a eh, non essere più così robusta e quindi aver, ad, avevamo raggiunto il picco della riflazione ho cominciato a scaricare piano piano le posizioni e quindi il mio capitale si è liberato ho liquidità liquidità che adesso posso eh, riversare sui mercati ma Andandoci piano in maniera conservativa. Quindi, ragazzi, spero che. Spero che um, um, sia un po' più chiaro che cosa intendo quando dico um, approccio incrementale al trading o agli investimenti. Oggi vi ho parlato di cinque tecniche più della mia tecnica e, um, e spero con questo di aver un pochino chiarito. Volevo farvi vedere quelli che oggi sono i tre argomenti secondo me molto importanti che vorrei con voi discutere. Ve li faccio vedere in questa slide così abbiamo, facciamo un focus poi su questi tre. Quindi ragazzi, eh, titoli di Stato americano, eh, adesso li andiamo a vedere. Andremo a vedere che cosa stanno facendo i rendimenti che in questo momento veramente catturano la mia attenzione perché è importantissimo. Stanno di nuovo scendendo oggi, dopo aver fatto qualche sessione al rialzo la settimana scorsa. Ma siamo comunque a valori bassi. Valori bassi di rendimenti vuol dire che gli investitori credono, a, non sono preoccupati dall'inflazione e credono ad una discesa, eh, del, del, ad una decrescita, ad un rallentamento della crescita come rate of change del prodotto interno lordo questo è il primo aspetto bitcoin e dobbiamo parlare di bitcoin perché bitcoin si riavvicina finalmente di nuovo nella parte alta del nostro range sta di nuovo riavvicinandosi ai 40.000 dollari e vi dico anche qual è probabilmente la notizia che nel weekend ha spinto eh, di nuovo bitcoin oltre la eh, conferenza che c'è stata the b word che abbiamo commentato in diretta sul canale telegram vi ho commentato che con un video ad hoc subito dopo che è finito l'intervista a kitty wood il Musk e Jack Dorsey e, eh, e la Cina. La Cina, um, che succede in Cina, ragazzi? Allora, nulla di nulla di che non eh, diciamo così che non avevamo già eh, intuito. Eh, la Cina, circa tre, no, di più di tre mesi fa, insomma, tra marzo a a marzo, probabilmente, tra metà marzo e fine marzo, è passata, e abbiamo avuto di questo la conferma, in territorio di stagflazione. Ha cambiato regime, ha cambiato regime prima di tutti gli altri paesi. Perché, secondo voi? Perché è stato il primo paese ad entrare nella. Uh, eh, ad entrare nel territorio, ne, diciamo, eh, ci ha avuto lei per prima il problema del, dei lockdown. Quindi è, è entrata per prima nei lockdown e ne è uscita per prima. Quindi ha, ha avuto più tempo, ha raggiunto con anticipo rispetto agli altri paesi il picco reflazionistico e dopo la reflazione è passata in stagflazione. Ragazzi, la stagflazione è un eh, regime economico eh, davvero particolare, che non piace molto agli investitori, in cui bisogna andare eh, con i piedi di piombo. Tendenzialmente è un regime in cui, soprattutto le large cap nel mondo delle equity, tendono a performare non troppo bene. Ed è infatti quello che sta succedendo. Quindi, eh, io personalmente, eh, insomma, gli studenti della mia eh, del mio del mio corso eh, lo sanno, perché nella trading room ne ho parlato la mia visione, la mia esposizione sulla Cina è cambiata, almeno nel breve termine. È cambiata e la mia visione è ribassista e, e effettivamente si sta comportando in questo modo, ma ci sono stati altri due grandi catalizzatori che hanno dato una mano, diciamo così, ai prezzi a scendere ancora più velocemente, probabilmente più di quello che avrebbero dovuto e potrebbero continuare a scendere. Quali sono stati questi uh, due? Um, Catalizzatori, allora il primo riguarda la grande lotta e che sta facendo la Cina a, um, a ai monopoli, soprattutto alle grandi aziende tech. Mi riferisco a Alibaba. Vi, ricorda vi ricordate perché l'abbiamo commentato insieme? Cosa è successo ad Alibaba? Cosa la Cina ha fatto a Jack Ma, che praticamente dal giorno alla notte è sparito. Molti pensavano addirittura fosse stato imprigionato. Comunque ha smesso di parlare, e è stata fatta una bella multa a ad Alibaba. E eh, la Cina, fondamentalmente, ragazzi, sta riprendendo. Potere ha lasciato fare a queste aziende, le ha fatte crescere, le ha fatte eh, entrare in mercati esteri. La globalizzazione, eccetera, adesso sta ritirando le redini facendo vedere, e questo è, è un esempio um, che ha preso con Alibaba, con Baidu, con Tencent, ma sta facendo vedere alle aziende cinesi. Che il, è il governo a controllare. Non sono loro mai in controllo. Quindi eh, grossa, eh, diciamo così, batosta sulle aziende tech per questo motivo. Poi la problematica con eh, Didi per quanto riguarda l'IPO, che c'è stata. La, eh, la, 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 ehm, eh, come si dice quando è uscita sul mercato americano, ehm, è, 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 resa, è stata resa pubblica e di nuovo qui la Cina gli ha messo i bastoni tra le ruote perché la Cina è preoccupata di cosa succede ai dati. Cosa succede se queste aziende si quotano sul mercato eh, americano? I, dati, I miei dati cominciano, i dati de, de del mio paese cominciano a diventare non più troppo sicuri. Quindi questo giochetto comincia a non piacere più alla, ehm, eh, alla, alla Cina, al governo cinese, che è lui che comanda e ha fatto una multa salatissima miliardi di dollari ragazzi veramente Didi purtroppo è stata presa come esempio sapete quando in classe il professore vuole punire la classe prende uno studente che è il capro espiatorio e gli dà una punizione modello ecco la Cina sta facendo questo con le tech companies e con le aziende prendendo Didi come capro espiatorio eh, dandogli una punizione modello per far vedere a che cosa devono stare attenti e, e a che cosa vanno incontro nel momento in cui si quotano in ehm, mercati americani. Terza, ehm, diciamo così, terzo catali secondo catalizzatore per quanto mi riguarda è il secondo, i regolatori cinesi eh, hanno proprio nel weekend, eh, credo fosse venerdì, ma se non era venerdì, insomma era la notte del venerdì, quindi il nostro sabato mattina, hanno detto che il modello di business delle eh, aziende private che fanno tutoring per i eh, curriculum scolastici per aiutare le famiglie cinesi devono ridurre i loro eh, profitti. Ok, quindi eh, fondamentalmente devono essere in grado di raccogliere capitali e cercare di diventare aziende pubbliche. E questo ha creato il panico, panico che oggi ve lo faccio vedere qua sui mercati, ragazzi, andiamo a vedere un pochino il, uh, andiamo a vedere il, il grafico del, uh, della Cina, quindi vi faccio vedere un po' di... Noi di solito guardiamo il CSI 300, che è un indice molto broad, guardate co come ha chiuso questa mattina, meno 3,22%. È andato a ritoccare la parte bassa di questo rettangolo che avevo con voi uh, costruito. Eccolo qua e um, vedete che insomma, ha, ha avuto una bella decelerazione, vi faccio vedere anche il China 50, guardate che cosa ha fatto il China 50, ha perso il 5,27%, uh, vi posso far vedere anche uh, l'ETF uh, americano di iShares sulle large cap uh, cinesi, l'FXI, guardate che cosa, ha fatto, eh, questo era venerdì, ragazzi, il 23 luglio aveva perso il 2,55%. Guardate dov'è in pre-market adesso. Siamo a 41,099. Per quanto riguarda noi della Trading Room, gli studenti staranno sfregandosi le mani perché noi avevamo aperto una bella bear call qui. Quindi, una visione neutrale, eh, o meglio, dovrei dire una visione non rialzista. Perché, come avevo detto, eh, avevo detto agli studenti che eravamo andati in, avevamo cambiato regime economico, eravamo andati in, in stagflazione. E quindi la mia visione era short. E quindi questa short la abbiamo, diciamo così, affrontato con una, eh, con le opzioni che mi danno il vantaggio della leva e soprattutto poter meglio, eh, diciamo così, ehm, eh, meccanizzare sia i profitti che eh, le perdite. E quindi eh, vedete che la Cina sta assolutamente soffrendo, vi posso far vedere anche l'HSI, quindi Long, Long eh, scusate, Hang Seng Index, eh, il, il future di Hong Kong, guardate qua che cosa ha fatto il 26, eh, chiuso questa mattina ragazzi, ha perso il 4,19%, quindi diciamo che dal punto di vista, um, punto di vista eh, diciamo, macro non sta succedendo niente di nuovo. Io è, son, è da aprile che sono ho una visione ribassista sul mercato cinese per il regime economico all'interno del quale siamo entrati. Semplicemente in questi giorni stamo, stiamo vedendo una eh, violenza ribassista da parte delle candele con un corpo sempre maggiore perché ci sono questi stati, questi catalizzatori di cui abbiamo parlato. Ma questi catalizzatori stanno andando nel verso eh, giusto dal punto di vista macro, questo è un altro vantaggio di, di crearsi una visione macro, quando hai una visione macro non, non, non ti coglie di sorpresa una discesa di questo tipo uh, perché già sai, già hai una predisposizione in questo caso ribassista del mercato delle equities cinese, uh, devi solo andare a capire perché hanno accelerato al ribasso così tanto, ma già, sta, già, già eravamo short, quindi ben vengano queste notizie per quanto mi riguarda allora um, Diciamo che... Um, um, ok quindi questa era l'altra um, eh, notizia era diciamo il, uno dei tre punti il secondo punto riguardava bitcoin andiamo a vederci subito bitcoin perché guardate che, che bellissima candela um, che ha fatto uh, che sta facendo oggi sta guadagnando quasi il, il 9% ragazzi l'8,78% considerate che, ha, che ha, è arrivata a toccare come massimi i 39.688 quindi a un passo dalla parte alta di questo bel rettangolo ovvero a un passo dai 40.000 Dollari, qual è stata oltre la um, conferenza che c'è stata? Oltre um, Elon Musk che ha detto che SpaceX ha um, Bitcoin nel suo balance sheet, che ha detto che lui non farebbe mai dump su Bitcoin, ma solo Pump. Ha detto che il suo portafoglio è composto da cinque um, sottostanti, di cui tre sono nel mondo delle cripto, e ovviamente c'è Bitcoin in questa sua esposizione. Jack Dorsey è stato estremamente positivo nei confronti. Delle possibilità di crescita di Bitcoin, Katie Wood ha detto di avere eh, nel suo portafoglio il um, Grayscale Bitcoin Trust, eh, insomma. Grandi lodi eh, tessute per Bitcoin, e effettivamente Bitcoin ha, ha cominciato a rimbalzare da questa eh, notizia. Eccola qui, la vedete: era questa giornata. Poi ha continuato nel weekend, facendo il più quasi 2% sabato, e ha chiuso ieri con il più 34%. 34% oggi, però, un'altra accelerazione. Cosa è dovuta? Ve lo faccio vedere: è dovuta a questa notizia. Ehm, eh, ovviamente è pura speculazione, ragazzi. La notizia di Amazon. Amazon avrebbe pubblicato, credo, venerdì questo uh, job description quindi sta cercando un esperto, um, un lead ragazzi, quindi vuol dire una persona con grande esperienza che deve fare il leader di un team che gli metteranno sotto, questo vuol dire lead come uh, job position, nel mondo delle digital currency e dei prodotti blockchain. Se vieni a leggere la descrizione dice appunto uh, di come um, questo ruolo uh, andrà a, um, eh, andrà a uh, creare progetti nella blockchain, distributed ledger, Central bank digital currencies e nelle cryptocurrencies per vabbè, creare dei use cases. Bla bla bla. Adesso, senza stare, stare qua, questa è un po' l'esperienza eh, che, che è richiesta. E beh, Probabilmente è bastata questa notizia al mercato di Bitcoin per accelerare ancora di più un processo, eh, un, diciamo un impulso, chiamiamolo così perché non possiamo chiamarlo un trend rialzista. Mi raccomando, un impulso rialzista che era già eh, cominciato dopo, settimana scorsa dopo questo eh, evento. Quindi interessante vedere che cosa succederà. Come vi ho detto sempre, finché rimaniamo all'interno di questo range, ragazzi, per quanto mi riguarda, cioè per questo range, intendo i massimi che vanno a, da 40.000 ai minimi che vanno a 30.000 eh, Rimaniamo sempre ancorati eh, ad un rettangolo eh, che rimane noioso, per quanto mi riguarda. È nel momento in cui romperemo o a rialzo o a ribasso che la cosa diventa più interessante. Per ora ci riavviciniamo alla parte alta. Ok? Bene, um, quindi abbiamo visto anche Bitcoin, che nel di, di, di mercato cinese ne abbiamo già parlato, che ne dite se andiamo a vedere un po' le notizie? Di notizie ragazzi che volevo riportarvi, ce n'è solo una, perché è uscito il um, Business Climate Index per la Germania da parte dell'IFO Institute, perché è importante, perché questo indice ci dice là, eh, il, il sentiment e quindi la fiducia degli imprenditori del settore privato in Germania eh, riguardo appunto le, le e quindi i loro investimenti beh questo dato è un dato eh, negativo che si contrae rispetto ai numeri di giugno che erano arrivati a 101 e 7 eh, la lettura di luglio è invece a 100,8 eh, quindi siamo andati molto eh, in basso c'è stata una contrazione qui la vedete meglio questa contrazione su questo eh, grafico come vi dico sempre andare a controllare i, i, la fiducia sia dei consumatori ma anche delle attività del business e quindi delle attività private delle aziende è sempre molto importante. Questo IFO è, 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 un, è un, un, un indice eh, che dobbiamo tenere in considerazione, per questo ve lo sto dicendo. Allora, abbiamo visto il comparto eh, asiatico, andiamo a questo punto in Europa. C'è un Fusimib che si sta comportando bene perché oggi sta guadagnando uno 0,26% e torna. Finalmente a baciare la media 50 periodi. Vedete questo grande rimbalzo veloce con questa candela. Vi ricorderete lunedì scorso di profonda decelerazione con una perdita del 3,34%? Ed ecco che il grafico rimbalza. E oggi la candela sta facendo lo 0,25 e torna sulla media 50 periodi. Il DAX non accoglie bene le notizie che vi ho riportato poco fa del uh, Business Index, uh, Business Confidence Index, la fiducia dei, uh, degli imprenditori in Germania che appunto è scelta e oggi sta scendendo anche il DAX che comunque ragazzi è veramente vicino ai massimi storici oggi sta perdendo lo 0,34% ma il prezzo rimane sopra alla media a 200 periodi um, quindi possiamo andare a vedere il pre-market americano i rendimenti vi ho detto prima cosa succede ai rendimenti guardate vi ricordate quando vi avevo disegnato settimana scorsa queste due frecce qua no le vado un attimo a cancellare perché vi avevo detto dobbiamo vedere se adesso questo, questi due, queste due candele rialziste. Che erano arrivate alla media, sulla media 200 periodi, eh, sono um, eh, semplicemente una fase di ritracciamento di questo impulso ribassista qua, se andiamo a misurare questo ritracciamento, guardate, andiamo a vedere che le candele del uh, 22 e del 23, quindi giovedì e di venerdì, sono proprio arrivate sul livello 61,8 di Fibonacci e oggi sta uh, ancora scendendo il mercato, oggi sta perdendo il 2%, siamo tornati agli 1,25. Ragazzi è molto importante, sarà molto importante vedere cosa succederà al mondo obbligazionario e al mondo dei rendimenti, perché? Perché de determinerà, almeno sarà interessante, perché? Perché per me, perché determinerà il mio posizionamento anche su alcune materie prime, come per esempio l'oro. L'oro sarà molto importante vedere cosa succederà ai rendimenti, perché l'oro non è in correlato ai rendimenti, ai tassi di interesse nominali, ma ai reali, che sono i nominali aggiustati all'inflazione. Magari di questo ne parleremo domani. Comunque premarket americano ehm, abbiamo visto il, ehm, i rendimenti scendere la volatilità, ragazzi. Si è completamente ritratta, è tornata ai valori bassi. Quindi possiamo affermare adesso che è stata episodica questa, eh, questo rialzo. Vi avevo detto, a te, aspettate a fasciarvi la testa. Stesso discorso per il VIX. Che vedete, era tornato qui intorno ai 16 eh, punti. Adesso siamo a 18 perché il pre-market sta un pochino salendo, è salito del 6%. Perché? Perché l'SP 500, in, eh, a circa un'ora e mezza dall'apertura dei mercati, sta scendendo dello 0,20%. Ma vi ricordo che venerdì, con questa bellissima candela del più 1%, eh, ha, fatto i nuovi, ha segnato i nuovi massimi storici. Siamo infatti a 4.394. Eh, il, il Nasdaq è fermo, è immobile. Eh, anche lui massimi storici per eh, la candela che ha chiuso venerdì e eh, eh, aveva chiuso intorno ai 15.100 circa. Siamo a 15.082 in questo momento. Quindi, pre-market americano diciamo piuttosto, ehm, piuttosto eh, eh, timido, per ora vedremo che cosa succederà quando aprirà alle 15.30, ma comunque sui massimi. Storici andiamo a vedere il dollaro americano che dopo questo nuovo impulso rialzista, vedete adesso è in una fase un po' di compressione. Guardate le ultime tre candele che effettivamente stanno comprimendo. Oggi sta perdendo lo 0,10%, eh, quindi un pochino sta eh, scendendo, ma rimane comunque vicino ai valori di queste tre candele. Ne approfitta però ampiamente l'euro-dollaro, eh, quindi l'euro riesce a fare un più 0,22% e vedete che si era compresso anche lui su questa linea rossa, bella CC. Shot che avevo disegnato perché era interessante questa linea perché rappresentava il point of control. Point of control di un di che cosa? Dell'impulso rialzista che c'era stato, quindi era dove i buyer avevano vinto la lotta con i eh, seller, e, ehm, e sembrerebbe che stia, lo stia sentendo e vedremo se lo utilizzerà effettivamente come eh, rimbalzo. L'oro oggi eh, sale, guadagnano 0,40%, anche se le ultime sessioni dell'oro sono state piuttosto deludenti. Eh, ma la cosa importante è che è sempre rimasto al di sopra, non ha mai chiuso al di sotto dei 1800 dollari. Quindi che viene in questo momento rappresenta una soglia importante. Petrolio che oggi perde mezzo per ora, perde mezzo punto percentuale, ma guardate qui queste due candele, impressionante la forza del eh, petrolio, la candela di oggi era tornata a far visita alla media 50 periodi, rimane comunque al di sopra dei 71,50 dollari siamo a 71 e 67. Il rame, e che sapete il, essere per me eh, l'unico punto dolente della mia esposizione sulle commodities? Ritorna per me quasi a break-even perché ha fatto una bellissima salita venerdì. Ha fatto il più 1,40. In realtà, ragazzi, sale dal 20 luglio e si porta nella fascia alta di questo che rettangolo che per me era il ehm, rettangolo di ritracciamento di Fibonacci dell'impulso rialzista che c'era stato, quindi ci riportiamo al di sopra della media 50 periodi, oggi sta facendo l'1,72%. Bene ragazzi, direi che la nostra passeggiata sui mercati eh, si, conclude, ehm, si conclude qua, eh, stavo guardando insomma le vostre, eh, le vostre domande. Ma eh, insomma, di oro mi chiedete l'oro, ma di oro ne abbiamo parlato uh, e ehm, c'è chi dice che 10% su Bitcoin è qualcosa di assurdo, Matteo, uh, ma uh, non è così assurdo perché è l'asset in assoluto più volatile che abbiamo, quindi il 10% considera che lo può fare una materia prima, il petrolio ha fatto il 7,26% in una sessione con una candela, quindi non direi affatto che eh, è, è un movimento così inusuale per Bitcoin. Ragazzi, noi ci vediamo oggi pomeriggio sul Canale Telegram e sul canale Instagram ci saranno dei nuovi post. Vedremo anche come apriranno i mercati americani nella settimana, nella trentesima settimana dell'anno. Eh, che dovrebbero essere settimane tranquille, perché siamo praticamente ad agosto, ma questa è un'estate singolare, direi, diversa dalle altre. Ehm. Um... Uh, a parte questo, che altro vi posso dire se non augurarvi una fantastica settimana? Io questa settimana sarò a Roma un paio di giorni, proverò comunque a fare le dirette, quindi domani la diretta ci sarà perché parto nel pomeriggio, però poi mercoledì vi dico la verità, non so se riuscirò a farlo, ma non vi preoccupate, vi avviserò nel caso in cui non ci riesca, uh, perché ormai questo è un appuntamento fisso per voi, ma lo è anche per me, quindi farò di tutto per mantenerlo. Ci vediamo prestissimo, grazie mille per uh, uh, l'attenzione ragazzi. Buon trading a tutti, ciao!